Delegazioni di metalmeccanici sono arrivate da diverse regioni a Muccia, comune del Maceratese ferito dal terremoto, per la festa del lavoro sostenibile e del consumo critico. Una festa del lavoro alternativa, prologo al primo maggio, organizzata dalla FIM CISL e da Next Nuova Economia per Tutti. Come mai è stata scelta proprio Muccia? qui nel cratere del terremoto, per cui un'area che ha pagato un carissimo tributo eh, per questa calamità naturale. E la nostra scelta è di festeggiare questo primo maggio in un modo nuovo, appunto, e premiando le aziende. Per cui in territori che suggerirebbero uno sconto alla legalità, alla sostenibilità ambientale, sociale, al rispetto eh, dei diritti dei lavoratori, invece siamo riusciti a trovare anche qui aziende che non solo stanno cercando di ripartire con forza, ma vogliono essere forti di sostenibilità. Ai giardini pubblici 10 aziende agroalimentari locali sono state oggetto di un cash mob etico. Acquistando i loro prodotti agli stand, le persone che partecipavano alla manifestazione le hanno così premiate. Un voto con il portafoglio. Se vogliamo difendere la dignità del lavoro, dobbiamo farlo eh, quando andiamo nei supermercati, nei negozi, premiando quelle aziende che sono all'avanguardia nella creazione di lavoro eh, sostenibile e questo possiamo farlo anche perché sempre più ci saranno informazioni. Già i fondi di investimento in finanza eh, molto più che in passato stanno valutando anche la sostenibilità sociale e ambientale delle imprese. Questo è il mondo nuovo che avanza ed è importante che il primo maggio parli del futuro e non del passato. Sono state premiate anche tre aziende metalmeccaniche di Caldarola, Iesi e Montemaggiore sul Metauro che applicano modelli virtuosi questo territorio ma...